Lavoro nero, tutto tace, specie nelle piccole realtà di provincia come Cremona. I sindacati da noi interpellati hanno confermato, situazione è sotto controllo, eppure il macrodato relativo alla Lombardia preoccupa. Perché? Secondo i dati diffusi dalla CGIA di Mestre, la nostra è in Italia la regione col maggior numero assoluto di occupati irregolari, 438.100 contro la Campania, al secondo posto a quota 387.200. Non solo, la Lombardia è anche la regione col valore aggiunto di sommerso prodotto dal lavoro irregolare di gran lunga superiore rispetto al resto d'Italia, 13.084 milioni di euro contro i soli 9.889 del Lazio, buon secondo. La Lombardia è anche la regione con la maggior stima di gettito evaso, 6.254 milioni di euro contro i 4.727 sempre del Lazio. In quei numeri si nasconde anche il dato cremonese. Quel dato che ufficialmente sfugge a qualsiasi stima. Stante la peculiarità della nostra economia, uno dei settori dove più potrebbe insinuarsi la piaga dello sfruttamento è quello agricolo. È recentissima, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 3 novembre, una nuova legge proprio sul contrasto del lavoro nero in agricoltura, presentata dal ministro Martina. Una legge che prevede il penale e stabilisce il carcere da 1 a 6 anni, oltre a una sanzione da 500 a 1000 euro per chiunque sfrutti il caporalato, eroghi retribuzioni difformi dai contratti, violi le norme sugli orari di lavoro. Se oggi si è pensato di fare una legge di questo tipo, è segno che il problema esiste. Ma nell'ambito agricolo questo fenomeno lo possiamo inquadrare anche abbondantemente se parliamo del panorama nazionale. Quindi è un fenomeno, il caporalato, che al sud è molto radicato. Per quanto riguarda il nostro territorio, io credo, e anche dai dati registrati, che possiamo attestarci su una percentuale fisiologica di vertenzialità con le imprese agricole. E quindi parliamo di alcune difformità del contratto o l'utilizzo di alcune cooperative che si sostituiscono al contratto provinciale agricolo. Però ritengo che il fenomeno sia sotto controllo. Ma come monitorare il fenomeno? Si potrebbe farlo attraverso gli enti bilaterali, l'ente bilaterale costituito in agricoltura e presente sul territorio, e quindi un tavolo dove monitorare il fenomeno ed eventualmente intervenire con azioni positive. Questo tavolo è, diciamo, una richiesta delle organizzazioni sindacali all'interno del contratto provinciale agricolo che proprio in questi mesi dovrà essere rinnovato.